Buonasera amici del Tomo Polveroso. Questa sera sul mio divano sono a riflettere con voi sulla dimensione della donna innamorata che così spesso accomuna le vite di noi figure femminili comuni, ma anche di tanti personaggi famosi. È tipica la possibilità di avere amori travagliati. Amori che devastano l'animo femminile, donne che rincorrono uomini sempre più sfuggenti. E a proposito di questo, avrei piacere di leggere per voi questa poesia di Primo Levi, celebre autore del Novecento. Una poesia che, quando ho letto per la prima volta, mi è rimasta impressa come un'orma sulla sabbia. E spesso vado a rileggerla per risentire l'emozione che ogni volta mi trasmette. E questa poesia che ho scoperto casualmente recita così: Abbi pazienza, mia donna affaticata. Abbi pazienza per le cose del mondo, per i tuoi compagni di viaggio, me compreso. Dal momento che ti sono toccato in sorte, accetta dopo tanti anni pochi versi scorbutici per questo tuo compleanno rotondo. Abbi pazienza, mia donna impaziente, tu macinata, macerata, scorticata, che tu stessa ti scortichi un poco ogni giorno, perché la carne nuda ti faccia più male. Non è più tempo di vivere soli, accetta. Per favore, questi 14 versi sono il mio modo ispido di dirti cara e che non starei al mondo senza te. È veramente una poesia che riesce a descrivere la pienezza, la difficoltà, ma anche la tenerezza dell'amore vero, senza retorica. L'autore evidenzia qui l'aspetto su cui stasera la mia mente ha piacere di soffermarsi, quella modalità più tipica al femminile, ma con le dovute eccezioni, che porta la donna ad essere, come dice lui, macinata, macerata, scorticata, sia dalle difficoltà della vita, ma in questo caso soprattutto da una relazione difficile, una relazione complessa. Infatti il poeta incita la sua compagna ad avere pazienza per le cose del mondo e per i tuoi compagni di viaggio, quindi per tutti quelli che gli stanno intorno, mettendosi poi in primo piano con le parole me compreso. Aggiunge poi che non è più tempo di vivere soli e sceglie un finale profondo, intenso, ciò che ogni persona innamorata vuole sentirsi dire dal proprio compagno. Il poeta dice: Io sono qui a dirti cara e soprattutto che non starei al mondo senza te. Con queste parole profonde e col pensiero ad ogni donna innamorata, sperando soffra il meno possibile, ma ben consapevole quante volte nella vita possa invece capitare, è con questo pensiero che anche stasera vi saluto, ricordando, fermiamoci. Pensiamo, riflettiamo, leggiamo, ascoltiamo, cerchiamo di entrare in contatto con l'anima, cerchiamo di entrare anche in contatto col bello che la vita ci dà. Buonanotte, amici del Tomo Polveroso, e buon amore a tutti voi.